Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e nel video di oggi andremo a realizzare insieme il progetto borsa che avete visto nell'anteprima di questo video con il nuovissimo kit in pelle di Nina & Made. Questi sono tutti i materiali di cui avremo bisogno che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Partiamo dal kit. Si tratta di un kit in vera pelle sia nella parte esterna che nella parte interna. La parte superiore della nostra borsa è composta da questo manico con barre laterali e un pratico manico per portarla a braccio. Abbiamo le parti in metallo qui sui lati alle quali possiamo poi agganciare una tracolla composta da catena con moschettoni e un pratico salvaspalla anch'esso in vera pelle. Per il mio progetto andrò ad utilizzare due rocche di cordino Thai italiano, sempre prodotto da Nina & Made, color begonia, che ora vi faccio vedere più da vicino. Come potete vedere è un rosso meraviglioso che si abbina perfettamente al rosso del nostro manico in vera pelle. E di questo filato ne utilizzerò due rocche da 300 grammi. Andrò a lavorare il cordino Thai utilizzando un uncinetto numero 3, ovviamente se non utilizzate lo stesso cordino dovete adattare il numero di uncinetto. Se ad esempio utilizzate il cordino Starlet, sempre prodotto da Nina & Made, vi consiglio un uncinetto 3,5 o un uncinetto numero 4. Avremo poi bisogno ovviamente anche degli altri strumenti del mestiere per quanto riguarda la realizzazione di borse, quindi forbici, ago tirafettuccia e marca punti. Come potete vedere qui sulla destra c'è anche un pezzettino di rete per borse. Perché ve l'ho messa qui nell'anteprima dei materiali? Perché nel progetto che io ho in mente penso di andare a irrigidire alcune parti della mia borsa con la rete, ma poiché il progetto non l'ho ancora iniziato non so dirvi se la utilizzerò effettivamente o meno. Ma come in tutti i miei video, avete visto anche diversi video di Click Clack, io vi ho sempre detto che mettere o meno la rete dipende esclusivamente da voi, non è obbligatorio, dipende dall'effetto finale che volete per il vostro progetto, però nel dubbio ho deciso di farvela vedere qui nell'anteprima dei materiali. Adesso possiamo andare a iniziare insieme il nostro progetto. Per questo kit ho scelto una lavorazione a pannello. Faremo un pannello centrale che comprenderà il retro, il fondo e il fronte della nostra borsa, una patellina e poi ovviamente due laterali. Per sapere ovviamente di che misura dobbiamo fare i nostri pannelli dobbiamo partire dall'analisi del nostro manico, che qui nella parte in pelle con i fori per essere poi cucito ai nostri pannelli misura tra i 22,5 e i 22,8 cm, quindi sappiamo che nella realizzazione dei nostri pannelli non dobbiamo andare oltre questa misura. Prendiamo quindi il nostro filo, facciamo un cappio e andiamo ad avviare 33 catenelle. Dopodiché facciamo una catenella in più, quindi per un totale di 34, e torniamo indietro lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che abbiamo appena fatto. Quindi torno indietro lavorando a maglia bassa. Arriviamo così a lavorare gli ultimi punti. Abbiamo completato la riga di base per la nostra lavorazione. Per i giri successivi ho scelto una variante del punto Prada, il punto Prada a rilievo. Iniziamo facendo 3 catenelle e voltiamo il lavoro. All'interno della prima maglia che ci si presenta andiamo a lavorare 3 maglie alte. Quindi entriamo nel primo punto, portiamo fuori il filo, chiudiamo le prime due asole e poi le due successive. Rientriamo. E ripetiamo ancora una volta. Abbiamo quindi fatto 3 catenelle e 3 maglie alte nella prima maglia disponibile qui sotto. Andiamo adesso a saltare 3 maglie di base e nella quarta facciamo un punto basso. In questo modo questa sorta di ventaglietto che abbiamo fatto qui si distende lungo la nostra lavorazione. Proseguiamo facendo 2 catenelle, 1 e 2, e nello stesso punto dove abbiamo fatto la maglia bassa andiamo a lavorare 3 maglie alte come abbiamo fatto qui all'inizio.
Quindi filo sull'uncinetto, entro dove ho fatto la maglia bassa e faccio 3 maglie alte. Salto nuovamente 3 maglie di base e nella quarta faccio un punto basso. Ora non devo far altro che ripetere i passaggi che ho appena fatto, quindi realizzo 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto dove ho fatto la maglia bassa. Salto 3 maglie di base, nella quarta faccio un punto basso. Ricomincerò quindi con 2 catenelle, 3 maglie alte nello stesso punto in cui ho fatto la maglia bassa, salterò 3 punti, nella quarta una maglia bassa e continuo così fino alla fine del giro. Quando arriviamo alla fine del giro facciamo l'ultimo ventaglietto. Facciamo le nostre 2 catenelle, le 3 maglie alte, dopodiché saltiamo come sempre 3 maglie di base e ovviamente l'ultima maglia disponibile qui a fine giro sarà la quarta. In questa facciamo un punto basso, quindi entro nell'ultimo punto e faccio una maglia bassa. E abbiamo così completato il primo giro di lavorazione con il punto Prada a rilievo. Faccio 2 catenelle e volto il mio lavoro. Questo giro sarà quello che andremo poi a ripetere per tutto il resto del nostro pannello. Se vi ricordate, qui a fine giro abbiamo concluso con un punto basso e poi abbiamo fatto adesso le 2 catenelle. All'interno del punto basso andiamo a realizzare 3 maglie alte. E abbiamo così creato un altro ventaglietto. Come lo agganciamo al resto della nostra lavorazione? Qui davanti a noi, vedete, abbiamo le 3 maglie alte che abbiamo fatto nel giro precedente. Saltiamo la prima, saltiamo la seconda e davanti a noi c'è la terza, questa qui. Come dobbiamo prendere questa maglia? In questo modo, ve lo faccio vedere più da vicino. Salto la prima maglia, salto la seconda, questa è la terza, entro con l'uncinetto da destra verso sinistra, passando dietro, vi volto anche il lavoro così lo vedete meglio, così, prendo semplicemente il mio filo, lo porto attraverso ed eseguo una maglia bassa normale. Abbiamo praticamente eseguito una maglia bassa a rilievo. E in questo modo il nostro ventaglietto si è esteso sulla lavorazione del giro precedente. Dobbiamo ora creare un nuovo ventaglietto, quindi partendo da qui, dalla maglia bassa che abbiamo appena fatto, facciamo 2 catenelle. Dobbiamo fare le 3 maglie alte, ma invece che farle qui dove abbiamo fatto la maglia bassa, se apriamo leggermente la nostra lavorazione, vediamo che qui c'è un archetto formato dalle catenelle che abbiamo fatto nel giro precedente. Perciò prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo all'interno di questo archetto, così col nostro uncinetto, portiamo fuori il filo e facciamo un punto alto. Dobbiamo fare 3 maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, rientro sotto questo archetto, sbuco fuori, prendo il filo e faccio un punto alto. Faccio l'ultimo dei miei 3 punti alti nello stesso modo. Adesso dobbiamo ripetere il passaggio che abbiamo fatto qui. Saltiamo la prima maglia alta, saltiamo la seconda, entriamo a rilievo dietro il terzo punto alto, prendiamo il filo, lo portiamo fuori e facciamo una maglia bassa. E ripetiamo 2 catenelle. Nell'archetto formatosi qui nel giro precedente facciamo le 3 maglie alte, quindi passiamo sotto l'archetto, prendiamo il filo e facciamo le nostre maglie alte, che devono essere sempre 3. E vado a chiudere anche questo archetto facendo una maglia bassa a rilievo dietro
la terza maglia alta del mio giro precedente. E questo sarà il risultato. Adesso continuo come ho fatto nei due punti qui precedenti, quindi facendo 2 catenelle e 3 maglie alte nell'archetto dietro, fino ad arrivare qui alla fine del mio giro. Quando arriviamo a fine giro ci troviamo in questa situazione. Abbiamo fatto l'ultimo ventaglietto di maglie alte e dobbiamo andare a chiuderlo come abbiamo fatto nei punti precedenti. Quindi facciamo una maglia bassa a rilievo dietro la terza maglia alta che ci si presenta, in questo modo. Ora qui dietro di noi c'è l'archetto di catenelle che abbiamo fatto all'inizio del giro precedente. Individuata la catenella più in alto, quindi quella subito qui dietro, entriamo dentro questa catenella, passiamo proprio in mezzo così e facciamo un punto basso. E abbiamo così completato anche questo giro. Il giro successivo e tutti quelli che verranno non sono altro che una ripetizione dell'ultimo che abbiamo fatto. Quindi realizziamo le nostre catenelle, voltiamo il lavoro. All'interno dell'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato qui, sopra il nostro archetto, facciamo i nostri 3 punti alti. E andiamo a chiudere il nostro archetto facendo sempre la nostra maglia bassa a rilievo sulla terza maglia alta del giro precedente. Come vedete, rispetto al giro che abbiamo fatto prima, non c'è nessuna variazione. Adesso rifacciamo le nostre 2 catenelle e nell'archetto qui dietro facciamo le nostre 3 maglie alte. E chiudiamo anche questo archetto di maglie alte catenelle facendo la nostra maglia bassa a rilievo dietro la terza maglia alta del giro precedente. E questo sarà il risultato. Adesso ricomincio di nuovo 2 catenelle, 3 maglie alte nell'archetto, chiudo con una maglia bassa qui sopra la terza maglia alta del giro precedente e continuo così fino alla fine del giro. E chiudiamo poi anche questo giro come abbiamo fatto in quello precedente, quindi facciamo la nostra maglia bassa a rilievo sulla terza maglia alta, sull'ultima catenella dell'archetto che si è formato qui dietro facciamo un punto basso, quindi e questo sarà il risultato. Come si procede per i giri successivi? Andando a ripetere i passaggi che abbiamo appena fatto. Quindi, fatta la nostra maglia bassa, facciamo le 2 catenelle, voltiamo il lavoro. Qui, dove abbiamo fatto la maglia bassa che chiude il giro precedente e abbiamo poi fatto le 2 catenelle, dobbiamo fare 3 punti alti. Davanti a noi abbiamo però le 3 maglie alte che abbiamo fatto nel giro precedente. Saltiamo la prima e la seconda. Dove c'è la terza maglia alta, prendiamo la maglia a rilievo, come vi ho mostrato, e facciamo un punto basso. Riprendiamo con 2 catenelle, 3 maglie alte all'interno dell'archetto di catenelle che abbiamo qui, e chiudiamo come abbiamo fatto prima. Saltiamo 1 e 2 maglie alte e facciamo un punto basso a rilievo qui, sulla terza maglia alta. Proseguiamo in questo modo fino alla fine del giro. Fatto l'ultimo archetto, lo chiudiamo con la maglia bassa a rilievo e qui sulla catenella più in alto che abbiamo fatto all'inizio di questo giro, quindi quella qui in alto, facciamo un punto basso. Si fanno le 2 catenelle, si volta il lavoro e si ricomincia. Io adesso proseguirò con la mia lavorazione fino ad ottenere questo risultato. Considerando anche i primi giri, ho lavorato con questo punto per 22 giri di lavorazione e ho ottenuto un pannello che, misurato da questo punto a questo punto, misura 22 cm. Adesso dobbiamo andare a realizzare un giro di lavorazione a maglia bassa per pareggiare questo effetto ondina e poi inizieremo a lavorare il fondo della nostra borsa. Lavorato quindi l'ultimo punto basso del mio giro, faccio una catenella e volto il lavoro. E vado a lavorare una maglia bassa nella prima maglia bassa che mi si presenta e davanti a me avrò le 3 maglie alte e l'archetto di catenelle. Devo lavorare una maglia bassa sopra ciascuna delle 3 maglie alte, quindi sono 3 maglie basse qui e davanti a me ho l'archetto di catenelle. Passo dentro l'archetto
in questo modo e faccio un punto basso. Mi sposto poi direttamente sulle altre tre maglie alte, dove lavoro tre punti bassi e all'interno dell'archetto faccio un punto basso. Continuo quindi lavorando una maglia bassa sopra ciascuna delle tre maglie alte che mi si presentano, una maglia bassa all'interno dell'archetto fino ad arrivare qui alla fine del mio giro. Quando arrivo a fine giro faccio un punto basso sulla catenella più in alto qui, come avrei fatto se avessi dovuto fare un altro giro, e ho così completato il bordo nella parte superiore. Se vedete, il lavoro inizia già un pochino a pareggiarsi. Quando poi faremo il giro di perimetro di tutto il pannello, questa zona diventerà perfettamente dritta. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a tagliare il filo perché dobbiamo iniziare a preparare il fondo della nostra borsa. Quindi sfiliamo l'uncinetto, sfiliamo poi l'asola e blocchiamo il filo. Adesso che abbiamo completato il primo pannello, che potremo poi decidere se sarà il fronte o il retro della nostra borsa, andiamo a realizzare il fondo. Invece che fare un pannellino a parte per il nostro fondo, lo andiamo a realizzare direttamente qui, attaccandoci alla base del nostro progetto, qui dove avevamo iniziato con le catenelle il primo giro di maglia bassa. Io che cosa faccio? Vado a voltare il mio lavoro in modo che questa parte sia qui, verso di me in alto. Faccio un nuovo cappio al mio filo e vado qui nell'angolo in alto del mio pannello. Sfilo il cappio dall'uncinetto, entro qui nell'ultimo punto in alto alla mia destra, prendo il filo e faccio passare il cappio attraverso, in questo modo. Blocco il tutto facendo una catenella e faccio una catenella aggiuntiva che sostituisce il mio primo punto basso in questo punto. Vado poi a lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che mi si presenta fino alla fine del mio giro. Quindi entro nella maglia successiva e lavoro un punto basso. Stiamo praticamente lavorando all'interno delle catenelle che abbiamo fatto all'inizio del nostro pannello. Lavoriamo quindi una maglia bassa fino alla fine del giro. Arrivata alla fine del mio giro, ho lavorato l'ultimo punto basso disponibile, faccio una catenella e volto il mio lavoro. E come giro di ritorno non faccio altro che ripetere quello che ho appena fatto, quindi sarà un giro di maglia bassa con una maglia bassa lavorata in ciascun punto. E arrivati anche qui alla fine del giro, si farà una catenella, si volterà il lavoro e si andrà a ripetere nuovamente il passaggio che abbiamo appena fatto. Quindi un giro di maglia bassa lavorando una maglia bassa per ciascun punto che ci si presenta. Ripeteremo questo procedimento di lavorazione a maglia bassa normale per il numero di giri che vi lascerò indicato qui sullo schermo. Completate quindi le nostre 10 righe di lavorazione a maglia bassa normale, abbiamo così realizzato il fondo della nostra borsa. Adesso dovremo andare a creare un secondo pannello identico a quello che abbiamo appena fatto. Per evitare ulteriori cuciture, inizieremo un nuovo pannello partendo da qui, dove abbiamo terminato la lavorazione del nostro fondo. Quindi vi consiglio in questo punto di mettere un marcapunti per ricordarvi dove termina il nostro fondo. Per ricordare da dove inizia abbiamo ancora qui la codina, ma possiamo mettere un marcapunti anche qui. Il secondo pannello, poiché il punto Prada a rilievo è reversibile, quindi è uguale sia da un lato che dall'altro, non è altro che una ripetizione di quello che abbiamo appena fatto. Quindi quali sono i passaggi che dobbiamo andare a fare adesso? Messo il nostro marcapunti, facciamo una catenella e rifacciamo un giro di ritorno a maglia bassa normale, così come abbiamo fatto qui all'inizio del nostro giro. Dopodiché iniziamo la lavorazione con il punto Prada a rilievo esattamente come l'abbiamo fatta qui. Per evitare che questo video diventi troppo lungo e troppo pesante, vi consiglio di tornare semplicemente indietro nel tutorial e seguire i passaggi che vi ho mostrato per realizzare questa parte. Vi ricordo che dovete fare 22 giri di lavorazione con il punto Prada e raggiungere un'altezza di circa 22 cm. Quando arrivate alla fine del 22esimo giro, facciamo insieme il giro qui a maglia bassa normale che poi proseguiremo per realizzare il perimetro del nostro pannello. Ed eccoci nuovamente insieme, ho completato i miei 22 giri di lavorazione con il punto Prada a rilievo e ho così concluso la mia lavorazione del pannello centrale.
Ovviamente adesso che cosa faremo? Faremo un giro di maglia bassa normale come abbiamo fatto qui per chiudere questo giro del pannello e poi faremo un giro di perimetro tutto intorno. Questo pannello comprende fronte, fondo e retro della nostra borsa. Completato il giro di perimetro faremo poi i due laterali e poi passeremo alla costruzione della patella frontale. Parliamo adesso della rete. Se vi ricordate all'inizio di questo video quando vi ho fatto vedere i materiali, qui sulla mia destra c'era un pannellino di rete. Io ve l'ho fatto vedere perché, come in tutti i miei progetti, ci sono alcuni progetti che richiedono per forza l'ausilio della rete, altri invece dove è facoltativa. Per questo progetto assolutamente non è obbligatoria, anche perché voi potreste decidere di lavorare questo progetto con un cordino più spesso, magari più sostenuto, o con un punto che diciamo non tende a stringere ma che rimane magari molto morbido. Quindi avrete tutto questo pannello della giusta misura. Ma se volete, perché ve lo ripeto è facoltativo, voi potete andare ad irrigidire questo pannello. In che modo? Dovrete andare a tagliare un pezzettino di rete le cui dimensioni dovranno ovviamente corrispondere al pannello lavorato in cordino. Questo pannello di rete si applica al nostro progetto durante la realizzazione del giro di perimetro finale. Quindi i passaggi adesso quali sono? Facciamo un giro di maglia bassa normale e poi torneremo indietro lavorando il nostro pannello. Quando torniamo indietro mettiamo il pannello di rete dietro la lavorazione in cordino e con l'uncinetto lavoriamo le nostre maglie basse prendendo sia il cordino sia entrando all'interno di questi fori. Adesso facciamo il giro di maglia bassa insieme e poi vi faccio vedere eventualmente come si attacca il pannello di rete al pannello in cordino. Arrivata alla fine del giro ho fatto come sempre la mia catenella e ho voltato il lavoro. Facciamo le maglie basse esattamente come le abbiamo fatte alla fine della prima parte del nostro pannello. Quindi una maglia bassa nel primo punto e una maglia bassa sopra ciascuna delle tre maglie alte che ci si presentano e una maglia bassa all'interno dell'archetto di catenelle. E poi di nuovo sulle tre maglie alte e nuovamente nell'archetto. Faccio una maglia bassa sopra gli ultimi tre punti alti e faccio una maglia bassa sulla seconda catenella, quella più in alto qui, alla fine del giro. Adesso iniziamo il giro di perimetro nel quale, se vogliamo, possiamo incorporare la nostra rete. Quindi facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Prendiamo il nostro pannello di rete e lo portiamo dietro alla lavorazione in cordino e lo facciamo combaciare. Dobbiamo lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta, incorporando anche la rete. Quindi entro nel primo punto basso qui ed entro anche dentro la rete. Porto fuori il filo e lavoro un punto basso e così per tutti i punti che mi si presentano. Entro nel cordino ed entro nel quadratino di rete successivo. Vi ripeto che ovviamente andare a mettere o meno la rete è assolutamente facoltativo. Adesso continuiamo lavorando una maglia bassa fino ad arrivare alla fine del nostro giro in questo punto, dopodiché ci spostiamo sul lato. Questo sarà il risultato, ve lo faccio vedere anche dall'altro lato. Arrivata al mio angolo ho lavorato l'ultima maglia bassa nell'ultimo quadratino disponibile e faccio una catenella e volto il mio lavoro da questo lato, in questo modo. Rientro nell'ultima maglia bassa lavorata e di conseguenza anche nel primo quadratino qui nell'angolo e faccio un punto basso. I passaggi che vi sto mostrando sono gli stessi sia che incorporiate la rete sia che non la mettiate, quindi arrivate all'angolo, maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Ora proseguiamo lavorando da questa parte. Come dobbiamo prendere i punti? Se guardiamo la nostra lavorazione da vicino possiamo vedere che per ogni giro di punto Prada rilievo sul lato ci sono due tipi di punti. Un punto leggermente allungato, che è questo qui, che è la maglia bassa, e un punto, questo, lo vedete qui, da cui si generano le maglie alte.
Per ogni giro della nostra lavorazione noi dobbiamo lavorare una maglia bassa nel punto basso qui allungato e nel punto da cui si generano le maglie alte. Quindi il primo punto in cui vado ad entrare per il mio pannello è questo, dove c'è il punto basso, e poi nel punto in cui si generano le maglie alte. Ripetiamo, punto basso e il punto in cui si generano le mie maglie alte. Quindi diciamo che dobbiamo contare ciascun giro come se ci fossero due punti per ogni lavorazione, con il punto Prada a rilievo. Il prossimo punto che andrò a lavorare è questo, il successivo sarà qui da cui nascono le maglie alte, punto basso, maglie alte, punto basso e maglie alte e così via, fino ad arrivare qui alla fine del pannello. Da qui in poi abbiamo le maglie basse che compongono il nostro fondo, quindi è molto semplice, lavoriamo un punto basso sopra ciascun punto. Da questa parte si ripete lo stesso ragionamento che abbiamo fatto dall'altro lato, solamente che qui avremo prima il punto da cui si generano le maglie alte e poi il punto basso. Proseguiamo lavorando fino qui all'angolo, nell'ultimo punto qui in alto lavoreremo maglia bassa, catenelle, maglia bassa e poi proseguiremo con un punto basso sopra ciascun punto del lato corto fino ad arrivare nuovamente qui all'angolo, dove rifaremo maglia bassa, catenelle, maglia bassa e torneremo indietro lavorando i nostri punti. Qui forse si vede ancora meglio. Maglia bassa, punto da cui si generano le maglie alte. Maglia bassa, punto da cui si generano le maglie alte. Continuiamo in questo modo fino ad arrivare al fondo, dove qui vedete ci sono ancora i miei marcapunti. Lavoriamo anche da questo lato fino ad arrivare qui. Qui abbiamo la catenella e la prima maglia bassa che abbiamo lavorato. Nello stesso punto della maglia bassa, siamo da questo lato, lavoriamo un punto basso, facciamo una catenella, tagliamo il filo, sfiliamo il filo e chiudiamo questo pannello entrando con l'ago qui nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato. E il nostro pannello è finito. Io adesso continuo la mia lavorazione e ci rivediamo in questo punto. E questo sarà il risultato una volta completato il nostro giro di perimetro. Vedete che io ho messo i marcapunti sulle maglie che compongono il fondo della mia borsa, che vi ricordo devono essere 10 da una parte e 10 dall'altra. Adesso andiamo a fare un ulteriore giro di perimetro in modo che la larghezza del nostro pannello sia uguale alla fascia in pelle che abbiamo sul manico del nostro kit. Dopodiché passiamo alla lavorazione dei laterali. Per realizzare questo ulteriore giro di perimetro non facciamo altro che andare a lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto senza più fare aumenti negli angoli. Quindi quando arriviamo all'angolo non lavoriamo più una maglia bassa, catenella e maglia bassa, ma semplicemente una maglia bassa sopra tutti i punti che ci si presentano. E poi passiamo ai nostri laterali. Completato anche il secondo giro di perimetro, come potete vedere ho già realizzato uno dei due laterali, che vedete non ha una forma perfettamente dritta, è un pochino tondeggiante perché nella parte in fondo del nostro laterale voglio creare un pochino di effetto puff, che poi andrò a controbilanciare con delle diminuzioni nella parte in alto, ma lo vedremo tra poco. Vi do ancora qualche piccola indicazione per quanto riguarda i giri di perimetro. Abbiamo fatto un giro di perimetro in più per due motivi. Il primo è, nel caso in cui abbiate attaccato la rete, avere un secondo giro vi dà un pochino di spazio in più qui per andare a cucire la vostra fodera e vi aiuterà a cucire più agevolmente il pannello alla parte in pelle. Il secondo motivo è il fatto che quando facciamo un primo giro per incorporare la rete avrete notato che i punti rimangono un pochino tesi. Facendo un secondo giro sempre a maglia bassa la lavorazione tende un pochino a rilassarsi, ad essere un po' più morbida. Quando incorporate dei pannelli di rete o comunque fate dei giri di perimetro, se vedete che la lavorazione rimane troppo tesa, che i punti sono troppo tirati, potete giocare un po' con qualche aumento qua e là in modo da pareggiare un pochino la lavorazione, oppure potete mettere delle catenelle. La cosa importantissima è questa, che da un lato e dall'altro del vostro pannello laterale dovete avere sempre lo stesso numero di punti, perché se da qui a qui avete 25 punti è palese che anche da qui a qui dovranno essere 25, altrimenti quando cuciremo il nostro pannello verrà storto. Io nel mio caso su ciascuno dei due lati ho 27 punti, quindi i miei laterali in altezza saranno composti da 27 punti più ovviamente il giro di perimetro. Se ne avete di più o di meno non preoccupatevi, perché quando facciamo i laterali noi andiamo a giocare solamente sui primi giri e sull'ultimo, quindi il numero di maglie che avrete qui nel mezzo, anche se sono di più o di meno rispetto a quelle che ho fatto io, non andrà a rovinare il vostro progetto.
Vediamo adesso quindi come fare il laterale e poi passiamo alla cucitura. Facciamo quindi un cappio al nostro filo e togliamo il primo marcapunti. Se vi ricordate, abbiamo fatto un fondo di 10 maglie basse, quindi la nostra lavorazione dei laterali dovrà svolgersi sui primi 10 punti qui sul fondo. Facciamo passare il cappio all'interno del pannello e lo blocchiamo con due catenelle, una e due. La seconda catenella sostituisce un punto basso, quindi lavoriamo ancora. 1, 2 e 3 punti bassi, per un totale di 4 punti. Nella quinta maglia andiamo a lavorare un aumento, quindi facciamo 2 maglie basse, 1 e 2, sempre nello stesso punto. E proseguiamo fino alla fine lavorando a maglia bassa, quindi faremo 5 punti bassi. Dopodiché facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Se quando avete progettato il vostro fondo avete fatto più di 10 giri di lavorazione a maglia bassa, non è un problema, ricordatevi che l'aumento deve cadere sempre al centro del vostro laterale. Lavoriamo quindi 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto punto facciamo un altro aumento. Quindi 2 maglie basse nello stesso punto e lavoriamo un punto basso normale fino alla fine del nostro giro. Catenella e voltiamo. Questi sono i primi due giri del mio pannello laterale. Nel mio caso, come vi ho detto, dovrò avere in tutto un pannello di 27 giri. I primi due sono qui, primo e secondo. Poiché nell'ultimo giro devo fare una variazione che sarà una diminuzione nella parte centrale, io devo ancora lavorare per il mio laterale 24 giri. Questi 24 giri li andrò a lavorare a maglia bassa normale, lavorando le maglie così come si presentano, quindi non devo più fare aumenti, ma lavorerò una maglia bassa sopra ciascuna maglia bassa. Nel vostro caso voi potreste avere un pannello da 24, da 27, da 28, insomma dipende tutto da come avete lavorato qui sul perimetro del vostro pannello. La cosa importante è che i primi due giri siano uguali a quelli che abbiamo realizzato qui e che fate uguale a me l'ultimo giro che andremo poi a fare appunto insieme. Adesso lavoro per 24 giri a maglia bassa normale e poi vediamo come fare l'ultimo giro insieme. Lavorati tutti i miei giri a maglia bassa normale, andiamo adesso a fare l'ultimo giro del nostro laterale. Ho già fatto la catenella e come vedete ho già voltato il lavoro. Eseguo 4 maglie basse nelle prime 4 maglie che mi si presentano e vado adesso ad eseguire una diminuzione. Entro nella quinta maglia, porto fuori il filo, nella sesta porto fuori, ho 3 asole sul mio uncinetto che vado a chiudere insieme. Ripeto lo stesso passaggio nelle maglie successive. Entro qui, prendo il filo, entro nella maglia successiva e porto fuori, chiudo le 3 asole e lavoro le ultime maglie basse così come si presentano. Dopodiché taglio il filo e lo blocco all'interno della lavorazione. E abbiamo così completato il nostro pannello laterale, ma ovviamente manca ancora un giro di perimetro che ci permetterà di cucire più agevolmente il laterale alla parte centrale della borsa. Ci attaccheremo con un altro cappio qui dove abbiamo iniziato il nostro laterale e lavoreremo una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione. Nel mio caso, vi ripeto, sono 27 giri. Nell'angolo qui in alto andrò a lavorare come sempre una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. Eseguirò le maglie basse fino qui. Nell'angolo nuovamente andrò a lavorare maglia bassa, catenella e maglia bassa e poi proseguirò maglia bassa fino qui. Quando arrivo qui devo tagliare ovviamente il mio filo, vi consiglio di lasciarvene un po' perché lo andremo a sfruttare per cucire le due parti insieme. Ovviamente voi potete anche tagliare tutto il filo e nasconderlo, ma per non avere ulteriori cappi vi consiglio appunto di lasciarvi direttamente il filo attaccato alla lavorazione.
Facciamo quindi il giro di perimetro su questo laterale e sull'altro e poi passiamo alla fase di cucitura. Il mio consiglio prima di passare alla fase di cucitura è quella di andare a foderare tutte le parti della vostra borsa, oppure se vorrete potrete fare poi una fodera a sacchetto, ma secondo me farla adesso vi verrà molto più semplice. Vediamo come cucire queste parti. Aiutati dall'ago tirafettuccia dobbiamo andare ad entrare in ciascun punto del perimetro del nostro laterale e nel suo corrispettivo qui sul perimetro del pannello centrale. Come vi avevo anticipato, io ho lasciato un po' di filo direttamente attaccato qui al pannello laterale, perciò il primo punto che devo andare a prendere è qui sul mio pannello centrale. Vado nella prima maglia libera, prendendo entrambe le costine e faccio passare il filo. Entro nella maglia successiva sul mio pannello centrale ed entro anche in quello laterale prendendo entrambe le costine, quindi le costine che devo prendere sono in tutto 4. Mi sposto nel punto successivo sul mio pannello laterale e nel suo corrispettivo sul pannello centrale e porto fuori il filo. Continuerò in questo modo finché non sarò arrivata qui all'ultima maglia disponibile sul mio pannello centrale, dopodiché andrò a tagliare il filo e a nasconderlo all'interno della lavorazione e ovviamente dovrò ripetere il passaggio anche qui sull'altro lato e farò lo stesso per l'altro pannello. Parliamo adesso della patella che va sulla parte frontale della nostra borsa. Io qui l'ho già realizzata e vi spiego semplicemente i passaggi, perché non dovremo far altro che ripetere quello che abbiamo fatto all'inizio del nostro video, quindi avviare lo stesso numero di catenelle, iniziare la lavorazione con il punto prada rilievo, non ci sono variazioni rispetto a quello che avete già fatto, semplicemente vi fermerete a 14 giri di lavorazione con il punto prada rilievo. Se volete una patella più corta o più lunga non dovete far altro che aumentare il numero di giri. Ho fatto poi il giro di maglia bassa finale qui, come ho fatto per i miei pannelli, e poi ho fatto due giri di perimetro, come li ho fatti. Nel primo giro di perimetro ho lavorato una maglia bassa in ciascun punto e allo stesso modo qui sul lato lungo, che in questo caso è il mio lato corto, come abbiamo fatto per il pannello centrale, facendo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa in ciascuno dei 4 angoli. Dopodiché ho fatto un ulteriore giro di perimetro, questa volta senza fare catenelle, quindi ho lavorato semplicemente una maglia bassa sopra ciascuna maglia che mi si presentava fino alla fine del giro. Dopodiché ho tagliato il filo lasciandomene un pochino in più, perché con il filo che ho già attaccato andrò poi a cucire questa patella alla mia struttura in pelle del kit. Io per quanto riguarda la patella non ho messo rete, ve lo faccio vedere dietro. Se volete, durante il primo giro di perimetro potete comunque incorporare della rete anche a questo pannello. Vi ricordo che se mettete la rete o comunque degli accessori cuciti alle parti in cordino, prima di andare ad attaccare queste parti al kit in pelle dovete foderare. Adesso che abbiamo completato tutte le parti della nostra borsa, dobbiamo andare a cucire le parti in cordino al nostro manico in pelle. Come potete vedere, sulla parte in pelle ci sono i fori per andare a cucire le varie parti della nostra borsa. Abbiamo due punti di cucitura, perché se vedete questo spazio qui in mezzo è aperto. Sulla parte frontale dobbiamo andare a cucire la patella, mentre sulla parte posteriore andiamo a cucire il dietro del corpo della nostra borsa. Quindi una volta posizionato il nostro kit così sopra la parte in cordino, con dell'altro cordino e un ago tirafettuccia non facciamo altro che entrare e uscire dai fori che sono presenti qui nella parte in basso e agganciamo questa parte, dopodiché andiamo a nascondere il filo all'interno della lavorazione. Stessa cosa dobbiamo fare con la patella. Io qui ho lasciato direttamente del filo attaccato alla lavorazione perché mi permetterà di cucire più agevolmente queste due parti. Anche qui vado ad entrare ad uscire dai fori che sono presenti sul kit in pelle e nascondo poi il tutto all'interno della lavorazione. Perciò adesso vado ad assemblare le varie parti e vediamo poi insieme il progetto terminato. Io non ho foderato la borsa e non ho ancora nascosto i fili, però ci tenevo a farvi vedere proprio la cucitura. Come vedete, il pannello posteriore rimane attaccato qui, mentre la patella rimane attaccata sulla parte frontale.
E questo sarà il risultato. Ovviamente, grazie al tipo di manico e al tipo di cucitura, la borsa rimane di per sé già chiusa, ma se volete potete comunque andare a mettere una chiusura con un bottone automatico qui e qui, nella parte dietro della nostra patellina. Adesso non ci resta che andare ad attaccare la tracolla, che come avete visto nei materiali presenta già i moschettoni per essere attaccata al corpo borsa. Avete visto che è un progetto semplice che non richiede tantissimi materiali. Vi ricordo che il fatto di mettere o meno la rete è come sempre a vostra scelta. Io ad esempio qui sulla patellina non ho messo rete, mentre invece l'ho messa nel pannello centrale. Lo scopo di aver fatto questi laterali un pochino diversi dal solito è quello di avere proprio questo effetto puff di laterale che esce verso l'esterno. Ovviamente non mi resta altro che ringraziarvi per aver seguito anche questo video, che spero come sempre vi sia stato utile. Se vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bel pollice in su e un commentino qui sotto con le vostre idee, suggerimenti ed eventuali domande. Vi invito inoltre, per non perdervi tutti i prossimi video che ho in programma per voi, ad iscrivervi al mio canale e a cliccare poi sulla campanellina che apparirà a fianco al pulsante iscritto, così riceverete una notifica in tempo reale ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Perciò io con la mia Borsa Sicilia vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!